Evidentemente alla Riot deve essere scoppiata una merda nel cervello. Allora, questa qua è una critica che voglio fare riguardo al sistema ranked di quest'anno. Avrete visto in molti il video di Terenas dove si lamentava del fatto che c'era un sistema punitivo per cui già da relativamente pochi game si perdevano più punti di quelli che si guadagnavano, ed è un problema. Ma il vero problema è la conseguenza di questa cosa, su cui non si è posta abbastanza attenzione. Allora, sostanzialmente, siccome si è partiti da un elo molto più basso di quello che si aveva e può capitare di failare le promo, molti giocatori, in virtù poi del fatto che hanno iniziato a perdere più punti di quelli che guadagnavano, si sono trovati bloccati. Voi direte, certo, ma se uno è platino o gold e gioca in silver, anche se perde più punti di quelli che guadagna, alle tante sale. Questo è vero se giocasse contro i silver. Il problema è che attualmente in silver ci sono giocatori silver, gold e platino tutti assieme. Io sono sempre stato platino alto, ho raggiunto la promo per il diamond, poi l'ho failata. E adesso in circa 200 game sono bloccato in Silver 1 perché come me ci sono altri giocatori che sono bloccati lì perché giocano contro altri giocatori che sono Gold e Platino. Avrete fatto caso che la maggior parte delle ranked, per non dire tutte, si risolvono con lo stompare o il venire stompato. Difficilmente ci sono dei game equilibrati. Questo ovviamente perché i team sono due, tu hai il 50% di possibilità di trovarti in squadra con quelli che hanno elo più alto rispetto al silver, o viceversa, e in base a questo vinci o perdi. Onestamente non so come risolveranno questa situazione, che secondo me è molto grave, perché ormai, almeno per quello che posso vedere io in silver, il silver non rispecchia più il silver. Perché appunto ci metto la mano sul fuoco, ci sono almeno tre leghe in una lega sola, perché appunto ripeto, in silver ci sono gold e platino. È svilente per chi si meriterebbe un elo più alto, è un insulto per chi è silver, sta migliorando, vorrebbe guadagnarsi il gold, ma non ci riesce perché trova contro gente hyper skillata. Io stesso ho trovato contro della gente che cioè, molto forte, assolutamente non silver. Quindi, questo è quanto. Io spero che la Riot possa fare qualcosa, ma non so come potrebbe risolvere la situazione. Quindi, è brutto da dire, ma penso che quest'anno sia andata così e vada molto a fortuna in base al team in cui ti ritrovi. E questo è quanto.